Come sta il verde nella nostra regione? Non proprio bene, si potrebbe dire. Le spiagge risultano sempre più inquinate e le strade sembrano essere sempre più discariche a cielo aperto. Proprio per questi motivi si stanno moltiplicando le iniziative dei cittadini e delle associazioni che si mettono in prima linea contro il degrado. L'ambiente quindi torna a ognuno di noi, a chiunque intenda ripulire le strade e le piazze del quartiere in cui vive, un insignificante, forse un piccolo passo verso la riconquista del nostro verde. Eccoci qui, dunque, come sta il verde della nostra regione? Questa è la domanda che si è posta stamattina alla nostra redazione e per l'appunto lo chiederemo ai nostri ospiti con i quali parleremo di ambiente ma soprattutto di tutte le azioni messe in campo per la tutela del nostro territorio. Diamo il buongiorno a lei, a Benedetta De Falco, buongiorno, lei è la presidente dell'associazione Premio Green Care, ben ritrovata presidente. Grazie. E insieme a lei c'è anche il fumettista Paco Desiato, buongiorno, il quale ha realizzato un'opera davvero molto interessante che vedremo di qui a tra pochissimo. Dunque, la domanda buongiorno. È questa, buongiorno. Come sta il nostro verde? È davvero in pericolo? Domanda iniziale. È talmente un patrimonio di proporzioni spettacolari che ha bisogno di cure adeguate e quindi diciamo non userei la parola pericolo perché non mi piace fare dell'allarmismo. Certamente è un patrimonio speciale che ha bisogno di cure speciali. Per questo credo che ci sono tante persone che in maniera volontaristica stanno scendendo nei giardini per prendersene cura. Desiato, io intanto stringo tra le mani, qui sì. Dovresti averlo anche tu. Io. Un fumetto molto interessante che credo sia dedicato naturalmente ai per l'ambiente, lo mostro alla regia. È una iniziativa interessante appunto per coinvolgere anche un po' le masse, questo è dedicato agli studenti, racconta un po' quello che è il rispetto per l'ambiente attraverso delle storie. Sì. Allora, Primula è un progetto nato diciamo dall'amicizia con Salvatore Ambrosino e Giulio Di Donna che operano nell'ambiente del Cilento. È nato come una volontà di far apprezzare meglio l'ambiente cilentano, no? Di far capire quanto la natura ci ha regalato e quanto ovviamente abbiamo il dovere di rispettarla. Il primo veicolo utile per riuscire in questa impresa sono i giovani. Certo. Come diceva Alex Zanotelli in un'intervista di qualche anno fa, da cui padre ho tratto... Alex. Padre Alex, io ho tratto questo libro dalla sua lotta dell'acqua pubblica, si chiama Amm'acqua, il lavoro precedente a Primula, quindi ho imparato molto anche da Padre Alex, da molte persone luminose della nostra città che continuamente ci aiutano a percorrere questa strada di consapevolezza. Padre Alex diceva, ormai noi adulti la frittata l'abbiamo fatta, l'unica speranza che abbiamo sono i giovani. Per cui noi puntiamo ai giovani, se abbiamo creato questo volume in cui raccontiamo queste vicende, poi alla fine mettiamo qualche scheda. Intanto l'abbiamo anche in sovrimpressione. Sì. Ah, sì. Educativa di come riciclare, magari come riutilizzare l'olio di esausto di frittura, il ragazzo, il bambino, può non solo... Viene stimolato. Viene stimolato non solo a stimolarsi, ma può anche istruire i suoi genitori magari a fare la raccolta differenziata, a non mischiare la plastica con... Quello che si dovrebbe fare quindi sin da piccini, educare quindi i ragazzi, i giovani, quello che vi accomuna quest'oggi come ospiti, sia lei come fumettista e lei come presidente di Green Care, è proprio l'ambiente e puntare quindi anche sui giovani è qualcosa che in realtà ha realizzato anche la vostra associazione, fare delle campagne in cui i giovani all'interno delle scuole sono i primi protagonisti per questa educazione civica da mettere in atto per tutelare l'ambiente. La conoscenza è il primo tassello da cui parte l'educazione civica, perché la conoscenza genera la consapevolezza ed il rispetto. E anche noi siamo entrati nelle scuole, già l'anno scorso abbiamo lavorato donando alle scuole un libro in 2000 copie
e abbiamo fatto appunto un concorso con dei premi e che ci ha dato grandissime soddisfazioni. Quindi quest'anno entriamo nelle scuole con una nuova storia, sempre editata dall'Isola dei Ragazzi, questa volta l'ha scritta Cecilia Latella, e racconta di una storia di bambini che mettono però in evidenza una varietà botanica speciale che ne abbiamo in Campania, che è la camelia. Noi abbiamo un primato per la camelia, è il primo paese europeo continentale ad aver avuto intorno al 1700 la camelia. Presidente, peraltro lei fa riferimento a qualcosa di molto importante, credo Mario, non so se sei d'accordo, l'educazione civica. Qui stiamo parlando di ragazzi, di bambini che vengono naturalmente educati dalle scuole in avanti, ma io credo che invece dovremmo essere anche noi a nostra volta educati, forse chissà dai bambini proprio, dai più giovani. Perché credo ci sia bisogno proprio di essere un po' instradati da questo punto di vista, perché non siamo più abituati a convivere con l'ambiente circostante. Non so se sei d'accordo, nelle scuole è fondamentale. È fondamentale perché se ne parla ancora poco. C'è consapevolezza dai bambini e poi dai bambini si può imparare. Assolutamente. Io sono totalmente d'accordo. Con lei abbiamo conosciuto il fiore della camelia, no? Quindi questo simbolo. Diversamente invece attraverso lei c'è un altro fiore che è simbolo del Cilento, quale è la primula. E attraverso una serie di immagini, appunto di racconti, attraverso il fumetto, e chiedo gentilmente alla nostra regista Giada De Gregorio magari di mostrare qualche tavola, c'è proprio l'incontro di Primula, della principessa Primula, che avviene con degli animali, perché in realtà gli animali che vivono in questo ambiente, nell'ambiente verde, sono i primi a soffrire di questo inquinamento. Sì, Primula. E Primula ce lo racconta. Primula è una principessa, è un simbolo, il simbolo della natura, è un simbolo regale, nel senso non monarchico della parola. Non siamo monarchici, anzi, noi siamo molto legati alla libertà intellettuale, alla libertà d'espressione. Ci pensa come modo di essere. Lei, essendo il simbolo della natura, è superiore a noi. L'essere umano non deve, l'uomo non deve mai sentirsi superiore alla natura. A volte non lo dimentichiamo, perché la tecnologia è un grande abbaglio per noi, perché la tecnologia ci illude di essere superiore alla natura e di aver scoperto tutto. In realtà, se le dico plastica, però, lei che cosa mi dice? La plastica è un'altra invenzione tecnologica che ci porta indietro, nel senso che noi creiamo, poi non sappiamo come toglierci dai guai. Siamo tutto ciò che in realtà ha creato per l'uomo. Sì, a volte gli adulti sono più infantili dei bambini, perché noi andiamo sempre avanti, vogliamo creare, abbiamo creato un mondo inquinato in cui ci sono queste contro cui non possiamo fare tantissimo, e molto lo sforzo sarà enorme per fronteggiare questo problema. L'abbiamo anche perché creato non si noi. Può smaltire, ci vorrebbero non so quante centinaia di migliaia di anni. Però, adesso vado come anche il petrolio, no? È tutto un meccanismo che abbiamo innescato e ora dovremo tornare indietro. Quindi questo percorso a ritroso è molto faticoso. Quindi magari se chiedi a un bambino tra creare un prodotto biodegradabile ed uno che per smaltirlo ci vogliono 5.000 anni, quale creeresti? Il bambino dice: io creerei il primo biodegradabile. Invece l'adulto, che magari ha, certo, è offuscato dai soldi, esatto, da altri dice, interessi, no, mille volte quello che mi fa guadagnare un sacco di soldi. Intanto Premio Green Care ogni anno decide di dare, sceglie volontariamente di dare un premio a chi decide di tutelare, implementare, curare, valorizzare, tutelare il verde. Certo. Quest'anno il premio che cosa riguarda? Che simbolo sceglie? Come sempre sono i cittadini che faranno le segnalazioni alla giuria del premio, indicando quali sono secondo loro i meritevoli curatori del verde urbano, degni di avere un premio in denaro per continuare a impegnarsi nelle pratiche di manutenzione. Come ogni anno abbiamo delle storie meravigliose da premiare che vengono dalle periferie, dove paradossalmente c'è una vivacità culturale e una vivacità dell'impegno civico veramente straordinarie. E tanti volontari, diciamolo, che saranno poi impegnati anche nella pulizia all'interno della villa comunale. Sì. E sono volontari. Noi insieme con Sii Turista della tua città abbiamo fatto un appello per fare una giornata di pulizia della villa. Hanno risposto in 250 persone tra i 7 anni e gli 87, e abbiamo dato vita a questa grande giornata di cura e di attenzione. Perché poi, Presidente, mi corregga, ci si lamenta molto spesso anche della nostra città, però in realtà, come insegna anche lei attraverso i suoi progetti, l'educazione civica parte da ognuno di noi singolarmente.
quindi se abbiamo cura del nostro verde, partendo ovviamente dalla nostra casa e poi della nostra città, delle nostre strade, delle nostre vie, è ovvio che troveremo una città bellissima, pulita, verde, perché noi abbiamo tra l'altro delle aree verdi nella nostra, nel nostro territorio, nel nostro capoluogo, che sono immense. Sono straordinarie, noi abbiamo cercato di metterle in risalto con una mappa per i turisti. Green Naples. È la Green, sì, che abbiamo distribuito in 45.000 copie per il Maggio dei Monumenti, e nella quale ci siamo semplicemente limitati a raccontare qual è il patrimonio botanico sia... Che fa invidia all'Europa. Fa invidia all'Europa, sì. Sì, veramente abbiamo dei parchi straordinari, dei parchi storici, spesso afferenti a dei grandi musei, quindi il turista può visitare una collezione museale, una collezione... Si può offrire al turista appunto la visita ad una collezione museale e insieme ad una collezione botanica. Quindi diciamo il patrimonio c'è, bisogna solamente generare delle pratiche virtuose nel rapporto tra il pubblico ed il privato per avere dei risultati migliori. Che devono partire appunto da noi, lo sottolineiamo, il parco, li abbiamo nominati alcuni che riguardano il nostro capoluogo partenopeo, invece in questo caso abbiamo il parco naturale del Cilento, perché le storie del fumetto sono ambientate proprio in questa area. Io le chiedo, per quanto riguarda l'area, si può fare di più secondo lei? Cosa possiamo fare al di là della nostra coscienza civica, la nostra educazione? Diciamo che il fumetto parla del parco, però diciamo che fin dall'inizio, da parte del presidente, c'è stata la volontà di non mettere dei nomi precisi, perché in realtà è tutto molto simbolico, metaforico. Il posto in cui abitano gli animali, che sono ispirati dalla natura che primula, si spera in futuro anche gli esseri umani, il posto non è altro che un simbolo, quindi è il nostro mondo. Certo. In questo mondo naturale subiamo l'incursione di persone oscurate, che per esempio nel primo episodio, come vediamo in questa tavola, inquinano il fiume. Il fiume purtroppo pieno di questi ambienti acidi e avvelenati diventa un mostro. Cosa possiamo fare? Primula ispira gli animali a difendersi, quindi a dire cacciamo queste persone o comunque spaventiamole. Nella plastica anche la stessa cosa, nel secondo episodio loro costringono la persona che ha inquinato la spiaggia a raccogliere tutti i rifiuti, e loro sono ispirati dalla principessa Primula, che non è altro che la nostra madre natura, che è quella scintilla che dovrebbe accendersi tra noi e l'ambiente che ci ha creato. E stimolare naturalmente sì. Noi tutti. Allora, grazie intanto a Paco Desiato, che è il fumettista di oggi. Ricordiamo grazie. Primula, salutiamo anche Agnese, da cui nasce forse lo spunto di questo personaggio della fantasia. Sì. La salutiamo. E poi salutiamo naturalmente anche Benedetta De Falco, che è presidente dell'associazione Premio Green Care, che è sempre con noi, sempre attenta alle dinamiche green della nostra nel città. Nel nostro territorio. Grazie.